Beh, giornata fondamentale, qui nella sede di ASCO dell'Università Politecnica delle Marche, 30 nuovi infermieri, cioè dottori in infermieristica e dottoresse in infermieristica. E il contributo che la nostra università cerca di dare, uno dei contributi che la nostra università cerca di dare a tutto il sistema sanitario, in questa settimana circa 200 i nuovi dottori e le nuove dottoresse in infermieristica. Credo che sia una professione importante, che richiede grandi competenze e in questa direzione noi ci siamo sempre mossi, però c'è l'elemento umano, la centralità della persona che acquisisce ovviamente sempre grande importanza. Lo dico sempre, noi dobbiamo trasmettere non soltanto competenze, ma anche valori più allargati. Una giornata importante anche per Ascoli e soprattutto per i ragazzi che si laureeranno in infermieristica perché è di attualità. Purtroppo stiamo vivendo questa fase, anche queste lauree sono a distanza per l'emergenza Covid e il territorio vuole sempre di più la presenza universitaria, quindi stiamo lavorando per aumentare il numero degli studenti di infermieristica per portare novità anche di espansionistica dell'università e nel nostro territorio. I ragazzi, oltre a fare una scelta di studio e professionale in futuro, fanno anche una scelta di vita, perché fare l'infermiere oggi e sempre, direi, non è solo un percorso lavorativo, ma è una scelta perché ti devi mettere al servizio dell'altro, perché nel tuo lavoro purtroppo l'io è molto ridotto perché si è al servizio dell'altro e quindi il lavoro straordinario che fanno gli infermieri tutti i giorni è veramente eccellente e purtroppo in questa fase difficile ovviamente il lavoro è anche toccato personalmente dall'emotività che non esiste professionalmente nell'ambito delle ore lavorative. Quindi ringraziamo davvero tutti gli infermieri e tutto il personale sanitario e diamo l'in bocca al lupo a questi ragazzi che hanno fatto con coraggio una scelta di vita e augurargli il massimo bene che diventeranno nel futuro delle risorse importanti per la salute di tutti i cittadini. Sì, oggi ho detto nel corso di questa meravigliosa e commovente cerimonia di iniziazione di 30 nuovi infermieri che questi ragazzi sono come ragazzi che vanno al fronte, non ci sarà tempo per tergiversare, per neanche assaporare la legittima soddisfazione per il risultato conseguito e dovranno andare subito a combattere. Purtroppo la loro condizione di vita sarà subito, immediatamente sollecitata all'ennesima potenza perché dovranno entrare in corsia, dovranno dare una mano reale, forte, incisiva ad un servizio sanitario regionale che purtroppo ci è stato consegnato in una condizione di fragilità dovuta anche a tanti errori che nel passato sono stati fatti nella programmazione proprio del fabbisogno di medici e di infermieri. Tanti tagli, 10 anni che l'Italia taglia sulla sanità. Pensate che nel 2009 la spesa sanitaria era il 7% del nostro PIL, oggi è del 6,4%, quindi invece di aumentare la spesa, l'investimento nella più importante e più significativa delle competenze pubbliche si è tagliato e oggi dobbiamo purtroppo fare i conti con questa situazione. Mancano gli infermieri, mancano i medici, ma non dobbiamo stare qui a fare polemica, dobbiamo fare tesoro degli sbagli e migliorare. Usciamo da questa pandemia, la regione sta facendo di tutto, nonostante che il virus abbia colpito
anche questa volta in maniera molto grave e diffusa, soprattutto le province del sud che a marzo del 2020 erano state abbastanza relativamente risparmiate. Siamo qui per salutare quindi questi, fra virgolette, soldati che con grande professionalità e con grande cura sono stati preparati anche per affrontare queste sfide. In bocca al lupo a loro, in bocca al lupo a tutti noi.